Primo sopralluogo sul cantiere del nuovo ponte sul torrente Gua che sta sorgendo lungo la strada provinciale Montorsina a 6 mesi dal via i lavori preliminari con l'abbattimento del vecchio viadotto. A darsi appuntamento stamattina nel territorio di Montecchio Maggiore, ampia zona per cui l'infrastruttura rappresenta un'opera strategica di collegamento tra aree produttive. A guidare la delegazione del cantiere il consigliere provinciale alla viabilità Davide Faccio, sindaco di Trissino, in compagnia dei colleghi amministratori degli enti pubblici locali Gianfranco Trapula per Montecchio, Diego Zaffari per Montorso, Alessia Bevilacqua per Arzignano. Presenti il componente del Consiglio regionale Veneto Milena Cecchetto. Il cantiere è stato aperto a giugno con opere preliminari. A fine luglio è stato demolito il vecchio ponte in evidente stato di degrado e con pile di sostegno che rappresentavano un vero e proprio ostacolo al deflusso delle piene. Poi è iniziata l'edificazione ex novo di una struttura a norma. La provincia ha messo a disposizione 1,6 milioni di euro. Viabilità sta gestendo la parte operativa. Il progetto esecutivo è stato redatto da E-Pharma in raggruppamento con Pizzing, AXAC e Proteco. Ad eseguire i lavori il raggruppamento di imprese costituito da CGC SRL Altavilla Vicentina, FL Costruzioni, Autotrasporti Brescia.